Ciao, sono Lorenzo. Nello scorso video abbiamo visto le prime sei grandi tele del Museo Marc Chagall riguardanti il libro della Genesi e il libro dell'Esodo. Oggi ci soffermiamo sulle altre sei. Siamo nel capitolo 22 della Genesi. Abramo viene messo alla prova da Dio, che gli ordina di sacrificare il figlio Isacco. Un attimo prima che il sacrificio venga compiuto, un angelo blocca Abramo e gli mostra un ariete da immolare al posto del figlio. Abbiamo già visto come Isacco assomiglia ad Adamo nella creazione dell'uomo. Nascita e sacrificio sono legate da Chagall in questo modo. Nel racconto, Abramo alza gli occhi solo dopo l'intervento dell'angelo e vede l'ariete. Qui, invece, ha già lo sguardo rivolto verso l'angelo, e su questo dialogo si costruisce la diagonale principale dell'opera. Troviamo anche l'ariete, e così Sara, che nel racconto non è presente, è rimasta alla tenda, non è salita sul monte, ma Chagall vuole in qualche modo includerla perché in gioco c'è anche la sua maternità, forse ancora più preziosa perché è arrivata in tarda età, ma che ha rischiato di perdere. Ancora una volta siamo nel tema del sacrificio. Ancora una volta Chagall vuole parlarci di Gesù. Eccolo portare la croce. Ha detto: non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Come Abramo, che non ha rifiutato di rispondere alla chiamata di Dio, per quanto carica di sofferenza. E proprio per questo, dice il testo, è stato benedetto con ogni benedizione, ricevendo una discendenza numerosa come le stelle del cielo e la sabbia del mare. Lo spazio viene diviso nettamente in due, viola a sinistra, blu a destra. Quest'opera non andrebbe letta da sola, ma assieme alla successiva, la lotta di Giacobbe con l'angelo, che ha di nuovo come colore dominante il blu. Viola è invece la veste di Giacobbe. Insomma, possiamo considerare il sogno di Giacobbe come due parti su tre di un'unica opera. Siamo nel capitolo 28 della Genesi. Giacobbe è in fuga dal fratello Esaù, al quale ha sottratto la benedizione del padre con l'inganno. Una notte sogna una scala poggiata per terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo e gli angeli salivano e scendevano su di essa. Ed ecco che Dio annuncia a Giacobbe stesso che avrà una discendenza. Qui vediamo il sognatore e il sogno. A destra invece un angelo, anzi un cherubino, perché ha quattro ali. Porta il candelabro con sette bracci per ricordare i sette giorni della creazione. Anche se qui, a dire il vero, di bracci ne vediamo sei. Dicevamo che quest'opera dialoga con la successiva, ma in realtà anche con la precedente, perché il legame tra Isacco e Cristo, che abbiamo visto prima, è riproposto sul lato destro. La croce è perpendicolare alla scala, che rimanda alla scala della passione di Cristo. È in una posizione strana, ma essendo un'opera di Chagall non dobbiamo stupirci neanche tanto. Possiamo invece notare come ci indichi un percorso che passa per lo sguardo del cherubino, arrivando al volto di Giacobbe, che indica la scala del sogno. Le due scale, quella della passione e quella che porta al cielo, sono unite da questa diagonale. Siamo nel capitolo 32 della Genesi. Giacobbe lotta con un uomo, dice il testo, fino allo spuntare dell'aurora. E d'altra parte c'è un gallo che sta per cantare. L'aurora è arrivata, è già illuminato dalla luce, o forse è un gallo d'oro, animale delle leggende slave che Chagall associa di frequente alla donna. Giacobbe viene colpito a un'articolazione del femore, ma continua a lottare e anzi arriva a chiedere la benedizione a quell'uomo, che dirà: il tuo nome non sarà più Giacobbe ma Israele, perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. Questo episodio è circondato da altri nell'opera di Chagall, tutti legati a Giacobbe. A sinistra uno già accaduto, l'incontro tra Giacobbe e Rachele al pozzo. Un abbraccio come l'abbraccio tra Giacobbe e l'angelo, tra l'uomo e Dio.
A destra invece un altro pozzo, quello nel quale viene gettato Giuseppe, figlio di Giacobbe, dai suoi fratelli, prima di essere venduto a dei mercanti. Al padre Giacobbe diranno che è stato sbranato da una belva, portando come prova la sua tunica insanguinata. Il sangue è in realtà quello di un animale. Giacobbe, che aveva ingannato il padre Isacco, viene ingannato dai figli. Lui, che ha abbracciato l'angelo, crede di non poter più riabbracciare il figlio. Lo farà, invece, in Egitto. Ma qui, in questo momento, soffre l'assenza dell'abbraccio al figlio in un'opera nella quale è protagonista di altri due abbracci. Con quest'opera siamo entrati nel secondo libro della Bibbia, l'Esodo. La scena è quella del roveto ardente che non si consuma e per questo attira la curiosità di Mosè. È qui che ha luogo l'incontro con Dio, che gli parla e gli rivela la sua identità. Io sono colui che sono, ossia io sono colui che è sempre presente, che c'è, anche nella sofferenza, che è quella che il popolo ebraico, schiavo in Egitto, sta vivendo. E quest'opera va letta proprio come nella lettura ebraica, da destra a sinistra. Mosè è davanti al roveto, dietro di lui nascosto il fratello Aronne. Ricordiamoci che nel libro dell'Esodo Mosè è descritto come incapace di parlare, anzi, è lui stesso a definirsi impacciato di bocca e di lingua. Ma è il Signore a dirgli: io ti insegnerò quello che dovrai dire. C'è il Signore e c'è anche Aronne, che qui vediamo appunto in disparte. Ha sul petto il razionale, una sorta di borsa con 12 gemme preziose, coi nomi delle 12 tribù di Israele. Ma torniamo al roveto. La voce di Dio viene rappresentata da queste onde sonore, con al centro un angelo. Continuiamo a leggere questo olio su tela. Mosè, ascoltando Dio davanti al roveto, lo condurrà fuori dalla schiavitù, fuori dall'Egitto, con l'attraversamento del mare dei giunchi. Le acque si sono aperte e richiuse all'arrivo dei soldati egiziani. Così, se tra questi ultimi in tonalità rossa domina la confusione, sopra c'è un'atmosfera più ordinata, più di cammino o di pellegrinaggio. C'è la libertà, espressa anche da un uomo che porta un agnello e da una donna col bambino. Sono talmente piccoli che non si vedono, ma fidatevi, ci sono. Egiziani ed ebrei formano un corpo unico che ha come testa Mosè. Non c'è dubbio, è proprio lui. Il volto è identico, è quello, e le tavole ci rimandano a un altro episodio, ancora successivo. Il popolo di Israele si trova nel deserto, soffre la sete e sembra perfino rimpiangere la schiavitù. Eppure cielo e terra sono uniti, non solo dal giallo del cielo, che trova uno spazio vuoto tra la folla, come anche il rosso dei due personaggi con i vasi richiama l'orizzonte, ma anche dell'opera che Dio compie attraverso Mosè, quello di far sgorgare l'acqua da una roccia. Mosè è vicino a chi ha sete e anche questa volta è il colore, lo stesso dell'acqua, a darci questa suggestione. Finora mi sono limitato a riportare quanto letto negli studi su Chagall e la Bibbia e così farò anche dopo. Mi permetto qui di aggiungere, in punta di piedi, una mia considerazione, ossia che quella famiglia tra la folla, col bimbo che ha le braccia aperte, possa far pensare alla Sacra Famiglia, e se fosse così troverei davvero molto bella l'idea di vederla immersa tra la folla, tra la miseria di chi non sa neppure fidarsi di un Dio che li ha appena liberati dalla schiavitù. Ma sarà proprio quel bambino, Gesù, a portare una definitiva liberazione, a portare quel pezzetto di cielo giallo sulla terra. Ribadisco però, questa è una suggestione mia che non ho trovato in alcun manuale su Chagall, quindi prendetela come tale. Dio, attraverso Mosè, ha dato l'acqua al popolo. Eppure, guardatelo, Mosè è solo,
nessuno gli è vicino, nessuno realmente va da lui. Anche in questo caso siamo davanti a un doppio, il dono e l'ingratitudine. Ingratitudine che rivedremo quando Mosè salirà sul monte per ricevere le tavole della legge e scendendo vedrà la folla adorare il vitello d'oro. Ritroviamo Mosè e ritroviamo Aronne con il candelabro e il razionale. Non è solo Mosè a ricevere le tavole della legge, anzi sembra più che altro trascinato verso l'alto, è tutto il popolo di Israele. Ma Geremia, il profeta delle lamentazioni, e forse anche il re Davide, ci ricordano che il popolo tradisce Dio. Il popolo sta adorando il vitello d'oro e la folla la troviamo sulla sinistra. Torniamo a Mosè. Perché bianco? Una delle ipotesi è che Chagall abbia voluto rendere omaggio al Mosè di Michelangelo. La sua figura, protesa verso le tavole, è uno dei bracci di una croce. Forse un'allusione a Gesù? Ricordiamo, anche questa è una considerazione personale, che nel 1938 Chagall aveva realizzato Crocifissione Bianca per esprimere le sofferenze del popolo ebraico. L'opera d'arte è preferita da Papa Francesco, come disse lo stesso Bergoglio ai giornalisti Sergio Rubin e Francesca Ambrogetti. Non è crudele, ma è ricca di speranza, mostra un dolore pieno di serenità. Pur essendo opere d'arte dedicate a episodi dei primi due libri della Bibbia, Genesi ed Esodo, di riferimenti a Gesù ne abbiamo osservati molti. Chagall, ebreo, lo definisce uno dei nostri rabbini più amorevole, che soccorreva sempre i bisognosi e perseguitati, un martire, un riferimento stabile anche per un non cristiano come l'artista russo. Per concludere, mentre ti invito a iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto per rimanere aggiornato sui prossimi video, volevo segnalare alcuni libri che mi sono serviti per realizzare questi due video e che raccolgono ovviamente molte più informazioni sulle opere di Chagall. Il primo libro che segnalo è questo, Chagall, il gesto e la parola, di Pierre Provoyeur. È un libro molto interessante, anche con immagini dei lavori preparatori, dei pastelli che hanno preceduto le grandi tele. Come molti manuali d'arte, ha però un po' il difetto di non soffermarsi molto sui personaggi e invece dedicare ampio spazio alle tecniche artistiche. È una scelta, ma le immagini sono davvero splendide. Lo stesso autore ha curato il libro di Marc Chagall, Messaggio biblico, che ho consultato in biblioteca e che è decisamente più ricco, sempre edito da Yacabook. Personalmente lo preferisco. Il Paradiso a colori, il libro della Genesi illustrato da Marc Chagall, ha un formato più ridotto. Ci sono immagini di altri dipinti a tema biblico, ma il testo è esclusivamente quello della Bibbia. Non ci sono commenti o approfondimenti, eccezione fatta per una brevissima introduzione. Siccome buona parte delle immagini si trova anche in rete, il testo biblico pure, non ha un vero e proprio valore aggiunto e per questo ammetto non è un acquisto che mi ha molto soddisfatto. Il libro dedicato a Chagall della Taschen, a cura di Ingo Walter e Rainer Metzger, ha un buon rapporto qualità-prezzo, considerando anche le immagini a colore di qualità, mi pare superiore rispetto al libro precedente, sicuramente di formato. Abbraccia l'intera produzione artistica di Chagall, quindi lo spazio dedicato alle opere, ai grandi pastelli del museo Chagall di Nizza è ridotto, anche se trovano spazio anche spiegazioni di altre opere a tema biblico come Exodus. È comunque una buona occasione, un buon strumento per conoscere l'artista nell'arco di tutta la sua incredibile produzione. Grazie, è stato bello farci compagnia in questo percorso. Fammi sapere se questo tema ti interessa e casomai vogliamo andare avanti con video di questo tipo o se hai consigli da darmi, sono ovviamente molto molto graditi. Ciao!